Che cosa è successo? No, ma non è... uno non pensa mai al peggio, pensa che possa ottenere dei risultati anche quando si lavora e si lavora in un certo modo, è giusto che ambisca a dei risultati. È ovvio che questa partenza non ce l'aspettavamo, non me l'aspettavo. Il discorso della battuta, che poi tanto battuta non è che comunque in questo momento non ci vuole uno scienziato per capire che il tifoso comune non è soddisfatto dall'andamento della squadra, quando poi i proclami sono ambiziosi, no? E non ci si aspettava questa partenza, ma comunque è un momento di una stagione dove ci sta. Alcune volte si vive nella parte centrale, alcune volte verso la fine. Infatti quello che sto dicendo ai ragazzi, che quello che mi sta impressionando è la maniera in cui loro lavorano nonostante il non risultato, perché non risultato, le critiche, la parolina, comunque anche la non gratificazione personale ti sposta, ti allontana un po' dal tipo di lavoro, e quantomeno insinua dei dubbi. E io quello che sto vedendo è che comunque c'è una perseveranza nell'andare avanti, perché tutti quanti siamo consapevoli che questo lavoro prima o poi viene fuori. C'è da migliorare qualcosa, e loro lo sanno benissimo, c'è da migliorare sicuramente qualche sbavatura che puntualmente avviene in campo, ma quella è la meno. Quello che vorrei vedere, vorrei che ci fosse un'accelerata da questo punto di vista, è l'atteggiamento, un più desiderio di volere la partita, più cattiveria a ricercare il risultato. Perché probabilmente il fatto che, nonostante il periodo un po' così, riusciamo ad arrivare sotto porta, riusciamo a creare, e questo magari in maniera inconscia può portare a qualcuno l'idea, tanto dopo c'è la prossima occasione. E non è così, perché io cerco sempre di portare la metafora partita come nella vita: l'occasione è quella, non ce ne sono altre, bisogna cogliere quell'opportunità che il campo ci dà, quell'opportunità che ci dà quella situazione. E da questo punto di vista vorrei vedere più cattiveri a difendere il proprio lavoro, in questo senso. Forse un po' l'emblema, no? Di questo momento di presenza potrebbe essere la prestazione di Palmiero la settimana scorsa, no? Sì. Grande prestazione, sì. Fino a un certo punto la sette pieno, sì. I commenti erano questi tra di noi sopra il tribù. L'errore che decide di cambiare. Ma io ho parlato spesso con Palmiero, con Mungo, con qualcuno che ogni tanto fa di queste grandi prestazioni, e poi puntualmente l'osservatore da calcio, quello interessato, quello vero, ti misura, ma non tanto l'errore tecnico ci sta, l'abbiamo fatto tutti, ti misura l'emozione che c'è dietro quell'errore, il ragionamento che c'è dietro quell'errore, è quello che devono riuscire a capire e fare lo scatto in avanti, perché noi siamo una buona squadra, me lo stanno dimostrando sempre, sono straconvinto che il lavoro che stiamo facendo viene fuori, e il tutto però parte da lì, voglio vedere più cattiveria, più determinazione, essere più determinanti in alcune situazioni, e questa è la mia rabbia, perché in alcuni momenti faccio fatica ad arrivare, ma non credo che rimane troppo tempo, nel senso che anche alcune decisioni, alcune situazioni sono determinate da questo, perché io vivo d'emozione e voglio che arrivi questa emozione anche a chi ci osserva. Il risultato dipende da tanti fattori, però la cattiveria è agonistica, la determinazione, quella la pretendo prima di qualsiasi altro tipo di discorso. Siamo lavoratori, lavoriamo tutti, dal punto di vista tattico, dal punto di vista tecnico. Però quando si va in campo ci vuole più cattiveria. Questo loro lo sanno, lo pretendo, e domani misuro tutto in base a questo fattore. Perché so che i nostri risultati, in positivi e negativi oggi, sono determinati da questo aspetto. Mi allaccio a questa considerazione, faccio una mia considerazione personale. Come l'impressione che ci sia qualche calciatore nella rosa che non riesca a dare il 100% ancora, ma non per un fatto di discorso, quasi per una questione mentale, come se ci fosse una sorta di rapporto psicologico. Innanzitutto le chiedo se questa mia considerazione può avere un fondo di verità, e se sì, gli eventuali cambi nella formazione di domani possono dipendere da questo. Allora, quello che
L'aspetto sul quale stiamo lavorando e stiamo cercando di passare questo momento è questo. Stiamo lavorando sul qualcosa che una volta installato non lo perdi più, ok? Quindi non sono tentativi dal punto di vista tattico ed è normale che questa è la categoria. L'ho fatta anch'io e sono stato un giocatore normalissimo con un aspetto mentale. Nel momento in cui vai a curare quelle, le qualità vengono fuori. Qualcuno era abituato a vivere su il trend dell'emozione positiva. Sto andando bene, va tutto bene, quindi seguo la corrente. Quando però si interrompe, non capisci per quale motivo si interrompe. Io voglio un giocatore più consapevole. Voglio un giocatore che abbia consapevolezza di quello che sta facendo e abbia, dia il valore al lavoro. Perché il lavoro è un valore. In questo momento siamo fortunati ad esercitare e a lavorare per un progetto ambizioso come quello di Cosenza. Questo non deve portare pressione, deve portare entusiasmo, perché siamo stati chiamati noi a realizzarlo. Chi deve avere pressioni è chi sta fuori, chi deve avere pressioni è chi non ha una squadra in questo momento, chi ha pressione, chi deve portare 1.000 euro a casa perché deve sfamare una famiglia, non noi. Io quando sento questi discorsi rabbrividisco perché qua dentro voglio gente entusiasta che viene con il sorriso, ma con la consapevolezza che il lavoro è un valore e gli devi dare valore lavorando. Mister, ti infastidisce o ti carica sentire che ci sono alla finestra alcuni allenatori? Questa è la prima domanda. La seconda è per quanto riguarda invece le rimonte. Sin da quando la Serie C è tornata a essere unica, c'è stata sempre una squadra che è riuscita a rimontare. Il primo anno fu proprio il Cosenza che vinse poi anche la Coppa Italia, poi toccò al Matera, lo scorso anno al Siracusa. Cosa ti fa pensare che potrebbe essere Cosenza la squadra che farà questa scalata? Dunque, parto dalla seconda dicendo che io so su che cosa stiamo lavorando e questa squadra, avendo dei contenuti importanti a livello tecnico, ripeto, se noi riusciamo a switchare da questo punto di vista, quello poi ci dà continuità come atteggiamento, come prestazione e anche come risultato. Per quanto riguarda la prima domanda, onestamente non attecchisce questo tipo di discorso, perché io sono del concerto, ma serio assertore di questo concetto, che tutto dipende da quello che faccio io. Possono venire a vedere la partita o stare sul trespolo tante persone, tanti allenatori o tanti addetti ai lavori, ma tutto dipende da quello che faccio io e dal risultato che porto. È normale che se non porto il risultato non me la posso prendere con chi viene a vedere la partita o con chi spera, perché anch'io sono stato a casa e anch'io speravo nella chiamata, ma questo non sposta il mio modo di fare, non sposta il mio entusiasmo o il mio lavoro da portare avanti, perché, ripeto, il mio destino dipende da quello che faccio. Mister, domani a Siracusa si affronta una squadra apparentemente in salute. Non apparentemente, è in salute, sta bene. Hanno trovato dei meccanismi da subito importanti che li ha portati anche a realizzare dei risultati in questo inizio di stagione gratificanti, soprattutto fuori Siracusa, perché non ha mai giocato in casa, se non sbaglio, visto la situazione dello stadio. E hanno delle buone individualità messe anche in un contesto che già sta viaggiando bene, per cui c'è da tenere veramente in seria considerazione quello che è la squadra del Siracusa, fermo restando che, ripeto, da parte dei miei voglio vedere solamente un atteggiamento, poi so che se c'è quello il risultato dipende tanto da quello. È stata una settimana in cui hai fatto qualche nuovo esperimento con qualche calciatore in posizione differente rispetto a quello che abbiamo visto finora. Dobbiamo aspettarci delle novità di formazione oppure. Ma io ripeto, parto da quello che vi ho detto prima. Io desidero che i miei, non solamente i giocatori, ma tutti quelli che partecipano all'interno della nostra struttura, diano valore al lavoro. E quindi per me va in campo chi trasmette entusiasmo, chi fa vedere che ha la voglia di guadagnarsi la maglia e soprattutto di mantenersela, perché questo è l'aspetto più importante. Quando tu fai di tutto per stare negli 11 e soprattutto di determinare negli 11, vuol dire che con me un posto di squadra ce l'hai. Mister, posso dire perché dal ritiro io vedo sempre in mezzo al campo uno e via la palla, specialmente centrocampo.
Palmiero. No, ci sono delle fasi in cui ovviamente anche gli altri iniziano a vederti, e quello è una situazione in cui riesce a saltare un intero reparto quando vengono in pressione. Però ovviamente stiamo cercando di ritrovare quella sicurezza anche nel palleggio, perché siamo stati costruiti per questo motivo. Poi ci sono anche momenti della partita, nella stessa partita ci sono tanti momenti emozionali, e capisco, però ripeto, il passaggio che stiamo facendo è importante a livello personale, per cui quando si cresce da questo aspetto cresce anche la sicurezza in mezzo al campo e tra di loro. Cattiveria. No, ma il risultato dipende dall'atteggiamento. È ovvio che pretendiamo e vogliamo il risultato, ma io so che il risultato dipende da questo aspetto, perché se c'è questo, c'è determinazione nel passaggio, nella chiusura, nella corsa, nell'attaccare la porta, si aprono veramente delle cose incredibili, e poi cresce anche la loro autostima attraverso questo. Devono desiderare il risultato su ogni palla, sia quando ce l'abbiamo noi che quando ce l'hanno gli avversari. Qui dobbiamo crescere, perché siamo capaci di farlo. Loro me lo fanno vedere tutti i giorni, e a me quello che dà fastidio è che tutto quello che stanno facendo durante la settimana viene fuori in maniera marginale quando c'è la partita, il sabato, la domenica. Vorrei che si avvicinassero di più a quel modello prestativo che della settimana. Siccome ce l'hanno, so che lo possono tirare fuori. Ma lei mi sta, scusate, proprio una domanda, ma questo è il motivo che va dalla prima giornata sino, speriamo non sia accusa, perché la prima giornata disse: a Monopoli ho visto una squadra che ha giocato senza entusiasmo, ed è un motivo che si sta trascinando sino alla partita con l'Andria. Che cosa bisogna fare per dare? No, non è, no, secondo me non è corretto. Non è corretto, perché c'è stato, ci sono state delle situazioni, per quanto riguarda la partita di Monopoli, sì, non è che non c'era entusiasmo, c'è stato un approccio sbagliato, probabilmente inconscio, a non prendere l'impegno così, perché si pensava, è capitato anche a me quando giocavo, per l'amor di Dio. Non è corretto, uno cerca di coprirsi, ma può capitare. Le altre partite no, le altre partite abbiamo perse perché ci sono stati degli errori anche tecnici, che hanno compromesso il risultato. Però ho visto voglia di riprendere anche contro la Paganese stessa il secondo tempo, fino alla fine hanno cercato di rimettere in piedi la partita. A Matera è stato completamente diverso dal punto di vista emozionale e anche dell'attenzione. Domenica stessa uguale, cioè abbiamo magari pagato i primi 15-20 minuti, però poi la squadra è rientrata in gara, ha fatto un finale di primo tempo in crescendo, nel secondo tempo l'inerzia era da parte nostra, e poi è capitato quell'errore tecnico che ti compromette la partita e il lavoro di tutti. Però se non c'è entusiasmo, quello che stiamo cercando di condizionare, di portare per tutta la durata della gara, non ti permette neanche di riacciuffare la partita al 94esimo. Sì, Tutino che purtroppo non c'è, è lo stesso Trovato che sta cercando di recuperare da questa forma di pubalgia che si trascina dall'anno scorso, e purtroppo poi quando hai a che fare con queste situazioni devi andare un attimino cauto, perché i tempi poi rischiano di essere lunghi. Statella docent. Angelo ha fatto una cosa indegna, se posso utilizzare questo termine, a Monopoli, perché da capitano, io gli ho detto il primissimo giorno in cui è stato proclamato dalla squadra, lui ha gli occhi addosso da parte di tutti. Lui non solo rappresenta se stesso con la fascia, rappresenta la squadra, ma rappresenta la società, rappresenta una città. E non voglio minimamente che un capitano abbia quegli atteggiamenti, non voglio che li abbiano nessuno in maniera particolare
il capitano, quindi era giusto che lui pagasse con la squalifica quello che ha pagato e che poi più di tutti dimostrasse di meritare un'altra volta la maglia oltre che la fascia. Per cui mi è piaciuto il suo atteggiamento durante questo momento di sofferenza, perché ovviamente non scendendo in campo e non potendo dare una mano, lui si è sentito toccato. Adesso mi aspetto questo messaggio che si è veicolato per prima da lui, ma non solo perché è il capitano, ma perché ho chiesto che anche lui facesse un passo in avanti come persona, si è messa a disposizione e quindi ho avuto dei riscontri importanti nel corso di queste settimane. Ma ripeto, non è solamente lui. Mister, la settimana scorsa parlavamo delle condizioni ancora non ottimali di Stabella. Visto l'assenza di Todino, immagino dove parte dall'inizio. In che percentuale è migliorato alla luce del lavoro di questa settimana? È ovvio che lui ha una settimana in più che non è tantissimo. Da lui non mi aspetto che faccia sfracelli in questa partita, ma mi aspetto segnali importanti a livello di determinazione, anche da parte sua. Non so se giocherà dall'inizio o entrerà, ma quando andrà in campo e se andrà in campo deve dimostrare anche lui che è dentro a questo progetto, perché anche lui ha degli obiettivi importanti da raggiungere, ma li deve raggiungere attraverso le prestazioni, perché quello che è successo l'anno scorso è passato, è andato, ma è andato per tutti, per chi ha fatto bene e chi ha fatto male. Nel calcio come nella vita ti devi rinnovare e gli obiettivi li devi raggiungere perché devi guardare avanti, non puoi stare a quello che è successo l'anno scorso o quello che è stato fatto in passato, perché purtroppo, per fortuna, non si vive di risultati passati. Non è talmente adatto al mio gioco che l'anno scorso la prima richiesta a Castellammare è stato Statella. Per me non è adatto al mio gioco, però l'anno scorso è il primo giocatore che volevo. Come? Non solo lei è No, lo so. Statella, probabilmente non sono il primo a dirlo, lui ha un motore che con questa categoria non c'entra in nulla, ma se sta qua dopo 14 gol che ha fatto. Va bene che l'anno scorso voleva Benevento, l'hanno bloccato, ma lui è ancora qua. E quindi vuol dire che i 14 gol non sono bastati. Non che ne debba fare 20, ma non è quello che la gente di categorie superiori vuole vedere. Purtroppo è rimasto qua, per fortuna mia, purtroppo per lui. Però anche lui deve capire che deve ricominciare da capo, perché è stato fermo, è stato infortunato. Se pensa che i 14 gol dell'anno scorso per lui sono un bonus, sarà sicuramente un bonus per un po' di partite, dopo quel bonus finisce anche per lui.